Ancora buongiorno amici telespettatori, mattina live in diretta dallo studio 1 di Tele One. Cominciamo questo secondo blocco perché parleremo di Agrigento, come città candidata a Capitale della Cultura 2025. Lo faremo con il direttore di agrigentooggi.it Domenico Vecchio, ma prima di dare il buongiorno ai nostri due amici giornalisti collegati in diretta con noi, vediamo proprio come apre agrigentooggi.it. Vediamo la pagina in evidenza. Allora, Agrigento svolta l'audizione per diventare la capitale italiana della cultura 2025, ne parleremo tra poco. E ancora, bruciato portone d'ingresso di una casa, aperta un'inchiesta. E ancora, San Leone, danneggiata la Jeep di commerciante. E poi, hanno rapinato anziana in casa, chiesto rinvio a giudizio di due donne. E poi la morte della giornalista, medico di base a giudizio. Questi sono gli articoli in evidenza di agrigentooggi.it e colgo l'occasione per dare il buongiorno e il benvenuto al direttore Domenico Vecchio. Buongiorno Domenico, ben trovato. Domenico, buongiorno, mi senti? Sì, sì. Ben trovato, buongiorno, buongiorno Domenico. E allora, ogni volta insomma ci colleghiamo tutti e tre, io, Domenico Vecchio, e non può mancare Elio Desiderio, giornalista in collegamento da Lampedusa. Buongiorno Elio, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Con Elio invece parleremo di Lampedusa, vedremo gli ultimi aggiornamenti su quello che sta accadendo in questi giorni, in queste ore proprio a Lampedusa. Ma partirei subito da Domenico Vecchio, direttore di agrigentooggi.it. Abbiamo visto gli articoli in evidenza di questa mattina, ma Domenico, a te per tutti gli aggiornamenti. Partiamo proprio da Agrigento, che è stata candidata alla come capitale della cultura 2025. Sì, sì, si è svolta ieri l'audizione per diventare la capitale della cultura. Agrigento tra le finaliste è stata la prima ad essere sentita nella sala del refettorio del Palazzo Venezia, in via del Plebiscito, la sede del Ministero appunto della Cultura. È l'ultimo step per provare a conquistare questo titolo del 2025, un'ambizione che Agrigento ha già da alcuni anni. È la terza volta che prova la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Ieri l'audizione, che peraltro è stata trasmessa in streaming in diretta, ha destato ottimismo. Sono stati 30 minuti a disposizione per presentare il dossier, poi una sessione di ulteriori 30 minuti per le domande della commissione. Un'ora di tempo dunque per convincere la giuria di esperti e l'illustrazione del dossier, secondo me, per come l'ho vista io, è stata anche abbastanza convincente. Era presente ovviamente il capo della delegazione, il sindaco di Agrigento Francesco Piccichè, poi il progettista Roberto Albergoni, il presidente del consorzio universitario Nenè Mangiacavallo, e dopo di loro hanno relazionato Teresa Fiore, che è una docente universitaria del New Jersey, una agrigentina di quelle che si è dovuta trasferire un po' per scelta, un po' per necessità, lontano dalla sua città natale. Ha comunque, si è riuscita ad affermare comunque nel mondo universitario a New York, e ha relazionato raccontando insomma dei tanti agrigentini, dei tanti emigrati che ci sono sparsi per il mondo e che non vedrebbero l'ora di tornare e di dare un loro contributo. Interessante anche l'intervento di Margherita Orlando, che è la coordinatrice del progetto Archeologia Pubblica Agrigento Tunisi, e anche Florinda Saieva, che è la fondatrice della Farm Cultural Park di Favara. Poi, per quanto riguarda anche la rappresentanza della regione siciliana, c'era Gaetano Galvagno, il presidente dell'ARS, che personalmente
Mi è piaciuto molto, mi è sembrato molto convincente anche dal punto di vista della comunicazione. Questi politici giovani ci sanno fare e si è visto, mi è risultato molto piacevole. E c'era anche l'assessore comunale alla cultura di Agrigento, Costantino Ciulla. Allora, Domenico, visto che tu hai seguito anche la diretta streaming durante appunto la presentazione del dossier, cosa conteneva il dossier? Cioè di che cosa, quali sono stati, come dire, i punti di forza della candidatura di Agrigento, che ricordiamo è l'unica città della Sicilia candidata a Capitale della Cultura 2025? Il dossier punta soprattutto al territorio, a raccontare un territorio che prescinde dal capoluogo di provincia di Agrigento, ma che ha tanto da raccontare, partendo da Menfi, da un lato, passando per Sciacca, fino ad arrivare Allicata dall'altro lato, e in questo include ovviamente anche le isole come Lampedusa, che sappiamo tutti al centro del Mediterraneo è diventata l'isola dell'accoglienza. E in questo include abbiamo un problema di ritorno, un fastidioso ritorno di ritorno audio. Ok, abbiamo ripristinato. Domenico, stavi parlando di Lampedusa? Sì, Lampedusa che è un territorio che è ormai conosciuto nel mondo per essere la prima frontiera italiana, europea e ovviamente terra di accoglienza. Quindi, ma anche per essere l'isola, insomma, che ha le spiagge fra le più belle al mondo, ricordiamolo sempre, sottolineiamolo sempre. Scusami Domenico, ma insomma il mio sangue è fatto di acqua marina anche, quindi insomma Lampedusa è sempre nel mio cuore e io ci tengo a evidenziare sempre le bellezze dell'isola, oltre che per la straordinaria rete di solidarietà che in questi anni si è sviluppata. Sì, e poi quello che è importante e che in qualche modo viene descritto nel dossier è che Capitale della Cultura si è per un anno, ma il progetto non può esaurirsi nell'arco di un anno, deve comunque essere un progetto che si deve alimentare nel tempo, quindi si parte da Capitale della Cultura come volano di svolta per diventare veramente un territorio che possa ambire a un'offerta culturale duratura nel tempo. Non solo quindi nell'arco temporale dell'anno della Capitale della Cultura, quindi il 2025, ma anche dopo e immediatamente prima. Questo ho notato che la Commissione è stata attenta, hanno posto anche diverse domande per capire che cosa si sta facendo per arrivare al 2025, preparando il terreno con una serie di eventi, di iniziative che poi fanno sì che si possa creare un bagaglio culturale importante. Le attività culturali in città ci sono sempre state, sappiamo la Valle dei Templi, il volano principale attrattore turistico, però tutto questo deve essere messo a sistema ed è la scommessa più grande. C'è una bella concorrenza, ci sono state anche polemiche, l'avrete sentito, l'avrete letto nei giornali con le dichiarazioni del sottosegretario Sgarbi che si è lasciato andare ad alcuni pronostici, c'è chi parla di alternanza, si dice che molto spesso la nomina arriva con alternanza geografica, cioè una volta vince il nord, un'altra volta vince il sud, e se fosse così Agrigento sicuramente avrebbe delle ottime chance. Altri invece come Sgarbi, che hanno alimentato diverse polemiche, ci sono state anche tante reazioni a queste sue dichiarazioni, dicono che nel passato i governi di sinistra sceglievano città governate da appunto la sinistra, oggi si pensa a far vincere una città di destra. Ovviamente non ci sono state al momento smentite da parte di Sgarbi, però molte città candidate sono insorte, si sono fatte sentire. E appunto per inciso, tra gli interventi sottolineo quello appunto del presidente dell'ARS che ha detto: noi non ci facciamo ingannare da quello che leggiamo sui giornali, abbiamo massima fiducia sulla commissione e sappiamo che sarà una scelta libera da ogni condizionamento.
Allora, Domenico, tra poco parleremo con te proprio su quelli che possono essere i benefici per il territorio con questo importante traguardo, appunto l'eventuale nomina a Capitale della Cultura 2025. Ma abbiamo parlato di Lampedusa, che fa parte della provincia di Agrigento e quindi era presente all'interno del dossier presentato ieri al Ministero della Cultura, ma mi sposto da Elio Desiderio, giornalista in collegamento da Lampedusa, proprio perché, come dicevo poc'anzi, ha le spiagge fra le spiagge più belle del mondo, ma spesso viene alle cronache proprio per l'esodo del Mediterraneo, quindi i migranti che arrivano, o che vengono portati in qualche modo a Lampedusa come primo porto utile, giorni movimentati sul fronte sbarchi, sul fronte anche polemiche, perché insomma è stata fermata una delle imbarcazioni della ONG, però Elio Desiderio insomma ci fa un po' il resoconto di tutto e soprattutto ci dà gli aggiornamenti direttamente da Lampedusa. Sì, intanto c'è da dire una cosa, che c'è un dato allarmante che ho fatto una comparazione confrontando i numeri degli arrivi e siamo praticamente a un numero superiore a quello del 2011 quando ci fu la primavera araba. Quindi non c'è assolutamente da stare allegri. La differenza con allora è che stanno portando via le persone mano a mano che arrivano. Attualmente la situazione dentro al centro è ancora emergenziale, però stanno riuscendo a smaltire un po' e trasferire un po' tutti i migranti che sono arrivati, anche perché in questi giorni c'è un po' di maltempo da ieri veramente, e quindi è da più di 24 ore, poco più di 24 ore che non ci sono sbarchi in corso. La situazione della nave dell'ONG l'hanno bloccata per 20 giorni, hanno avuto problemi le persone dell'equipaggio perché nessuno di loro parla l'italiano, il provvedimento che gli è stato notificato ovviamente è in italiano, di conseguenza adesso stanno facendo fare la traduzione e quindi, ma credo che opporranno sicuramente, faranno delle opposizioni, loro hanno degli avvocati molto, molto validi che naturalmente cercheranno di difendersi in tutte le maniere. Allora, leggevo ieri che insomma ci sono state anche dei problemi, almeno leggevo sui giornali che sono state ostacolate in qualche modo le operazioni di soccorso. Esattamente cosa è successo, Elio? Beh, io non so a cosa ti riferisci, se è quella della nave dell'ONG, c'è una diatriba tra la Capitaneria di Porto e la capo missione, da non confondere con la che molti la chiamano capitana, lei non è capitana, è capo missione. Sulla barca c'è un capitano, è maschio e non ha niente a che vedere con le operazioni che... Abbiamo un problema con il collegamento di Elio, vediamo se ritorna. Fatto che la capitaneria... Ci siamo? Sì, ok, è stato ripristinato. Bene, e dove sono? Vabbè, io praticamente il problema sta nel fatto che la capitaneria sostiene di avere avvisato la nave che stavano, le motovedette stavano andando a prendere questi migranti, e invece la nave dell'ONG si sarebbe mossa portando poi a bordo le persone che poi ha portato a Lampedusa. Ok, ma la situazione all'interno del centro accoglienza, parlavi di numeri superiori al periodo della primavera araba, di che cosa stiamo parlando? No, attualmente il centro lo stanno svuotando, ci sono poco più di 1200-1300 persone. Consideriamo che fino a due giorni fa ce ne sono stati fino a 3000. No, io parlavo proprio dell'ultimo mese, gli ultimi due mesi quasi, che ci sono stati gli sbarchi più massicci. Non dimentichiamo che il mese scorso ci sono state fino a quasi 4000 persone all'interno del centro e fino a qualche giorno fa ce n'erano circa 3000. Ora, se noi andiamo a fare la comparazione appunto con il 2012, i dati si possono sovrapporre
tranquillamente, anzi c'è qualcosa in più addirittura adesso. Di conseguenza, se è vero il dato che è stato diramato dal sottosegretario Mantovani, che parlava di 700.000 persone pronte ad arrivare sulle nostre coste, è chiaro che ci aspetta un'estate di fuoco. E a questo punto, secondo me, non rimane altro che da fare che coinvolgere e far lavorare attivamente tutte le unità navali che la Marina Militare Italiana, che la Capitaneria ha dei limiti oggettivi, perché tolte queste 10 motovedette in tutto non può fare altro, e quindi ovviamente davanti a dei numeri così importanti non rimane come alternativa che l'utilizzo di navi militari e tutto l'apparato della Marina Militare Italiana. Se non ricordo male, Elio, ne abbiamo parlato un mesetto fa circa con questa stessa composizione, vecchio Desiderio Colapinto, ne abbiamo parlato un mese fa, chissà se qualcuno già da un mese a questa parte si sarà mosso per prepararsi a quelle che sono pare che siano i numeri pronti a partire. Allora, Domenico, ritorniamo un attimo ad Agrigento, per quanto riguarda Agrigento Capitale della Cultura 2025, la candidatura avviata ieri al Ministero della Cultura. Ecco, che cosa rappresenterebbe per il territorio agrigentino ricevere questa nomina? Sì, non so se si può vedere in apertura l'articolo di Valentina Laimo, eccolo qua, grazie, che appunto titola Agrigento svolta l'audizione per diventare la capitale italiana della cultura, e all'interno ci sono un po' tutti i particolari di quella che è stata l'audizione e anche di quelle che potrebbero essere le opportunità per tutto il territorio. Ripeto, è il territorio che si candida, quindi l'intera provincia, a diventare capitale della cultura, e questo potrebbe essere un valore aggiunto, perché sappiamo che veramente c'è tanto da raccontare anche nelle sue diversità, partendo da, proprio dall'ultimo lembo fino ad arrivare alla parte di a confine con la provincia di Caltanissetta. E Lampedusa in tutto questo, attenzione, non va vista come solo e semplicemente una terra che è costretta a sobbarcarsi tutto il peso dell'immigrazione, con tutto quello che viene raccontato ogni giorno e che ci ha appena descritto Elio Desiderio in maniera sempre molto puntuale e precisa, ma vista come quello che può essere l'opportunità dell'accoglienza, vista anche come un raccontare l'accoglienza in modo diverso da quello che in realtà è fino adesso, cioè, che, come dire, al di là dell'emergenza, che cos'è l'accoglienza, e dal punto di vista culturale, da che cosa stanno fuggendo questi popoli e che cosa possono rappresentare per il territorio europeo. Quindi conoscenza, cultura, risorsa per un fenomeno che nel mondo, ahimè, c'è sempre stato, cioè quello di fuggire da un posto per cercare di rifugiarsi in un altro. E lì, secondo me, c'è tanto veramente da sviluppare. Che significa? La capitale della cultura significa veramente tanto, perché significa un anno di eventi che finalmente potrebbero andare a destagionalizzare anche quella che è la stagione turistica. Sappiamo che da noi viviamo molto di stagionalità, si va da subito dopo Pasqua a fine settembre. Capitale italiana della cultura invece significherebbe una serie di eventi tutti di un certo tipo, di un certo calibro, un certo spessore, spalmati nel periodo dei 12 mesi, e questo porterebbe intanto gente a visitare Agrigento e il suo territorio, la sua provincia, nell'arco dei 12 mesi. Questo con la speranza che la destagionalizzazione, quindi l'esperimento di capitale della cultura, poi possa durare nel tempo per avere finalmente un turismo tutto l'anno, così come avviene nelle città d'arte più importanti italiane. Ora, senza sprecare facili paragoni, ma penso Venezia, Roma e via discorrendo. Ok, quando si saprà l'esito di questa nomination, di questa candidatura, Domenico?
Entro la fine di questa settimana già si potrebbe sapere, al massimo all'inizio della prossima, perché si completano le audizioni, saranno sentite tutte le città candidate e poi si stabilirà chi sarà la capitale della cultura 20 e 25. E ovviamente, insomma, tutta la Sicilia tifa per Agrigento e Domenico, io sono sicuro che tu sarai il capo ultra di questa di questo tifo sfegatato verso questo straordinario obiettivo per la città di Agrigento, ma soprattutto per tutta la provincia. Ma guarda, su una cosa hanno già vinto in parte, che è quella di vincere la diffidenza generale, perché sai, è difficile pensare a una candidatura come capitale italiana della cultura per una città che sappiamo soffre di mille più problemi, tra questi collegamenti, l'assenza di un chilometro di autostrada, assenza di aeroporti, i problemi legati alla disoccupazione, all'emigrazione, insomma tutta una serie di problemi che ci sono sempre stati, però ecco, è una bella scommessa riuscire a essere così ambiziosi, riuscire a, intanto si è vinta questa diffidenza iniziale, ma riuscire a vincere sarebbe veramente una grande vittoria, anche e soprattutto dal punto di vista politico, per chi ha pensato di ritornare a candidare Agrigento a capitale della cultura. E soprattutto speriamo di poter raggiungere Agrigento con più facilità, anche prendendo una semplice autostrada o comunque una strada decente, senza continui diramazioni ore e ore in macchina. Allora, Domenico, ci sono novità dall'Agrigentino prima di chiudere? Se ci sono delle notizie che meritano di essere messe un attimo in evidenza, anche perché in questi giorni anche nell'Agrigentino ci sono stati degli incidenti, ahimè mortali, ci sono altre notizie che puoi darci stamattina? Sì, a proposito di turismo, c'è un reportage, un articolo che racconta di come appunto sta cambiando il turismo nel territorio. Un grosso albergo della catena Mangia di Sciacca sta subendo una trasformazione in un albergo a 5 stelle e hanno lanciato anche l'Academy per formare il personale, visto e considerato che in questi anni si è parlato tanto dell'assenza di risorse da immettere immediatamente nel mondo del lavoro, e quando si parla di un resort a 5 stelle con tantissime camere ovviamente ci vuole personale formato e pronto all'accoglienza. E poi tu hai parlato anche dei tanti incidenti e l'allarme che viene è quello appunto dell'assenza della cultura della sicurezza stradale. Io personalmente pubblicherò un editoriale in giornata, dovrebbe essere pubblicato entro le 20 di questa sera, proprio per parlare intanto di questa emergenza. Già ci sono stati oltre 30 morti nel nuovo anno sulle strade. Parliamo di dati regionali, 8 solo nell'ultima settimana. Tantissimi gli incidenti che si sono verificati e che continuano a verificarsi e che noi quotidianamente, ahimè, raccontiamo. Io penso che ci sia appunto un'assenza di cultura stradale, la gente pensa che la segnaletica, con le strade che abbiamo, con tutte le difficoltà, pensano che la segnaletica sia un optional, che sia facoltativo rispettare o no un divieto, ma in realtà non è così, quindi manca la cultura stradale e probabilmente bisognerebbe stare più attenti quando si guida, prima di tutto per se stessi e poi anche per gli altri. Bene, in giornata possiamo leggere l'articolo, l'editoriale di Domenico Vecchio su agrigentooggi.it, quindi insomma più tardi cliccheremo sul sito agrigentooggi.it. Elio, invece, da Lampedusa ci sono altre belle novità, perché qualche giorno fa è stato inaugurato il primo punto pediatrico a Lampedusa, lunedì è iniziato anche il servizio, un ulteriore servizio al poliambulatorio. Ci dai anche queste informazioni, così insomma diamo anche delle notizie belle per i cittadini e le cittadine di Lampedusa e Linosa. Vabbè, diciamo che Lampedusa è un ribollire di novità, soprattutto per quello che riguarda il poliambulatorio. Stanno rinforzando un po' tutte le varie branche e c'è un impegno costante sia da parte degli amministratori locali che da parte di quelli che sono i dirigenti dell'ASP
di Palermo, perché Lampedusa dipende amministrativamente non dall'ASP di Agrigento, ma bensì da quella di Palermo. E c'è un nuovo servizio di ginecologia che era abbastanza ridotto fino a questo momento, e quindi diciamo che i lampedusani hanno, sta nascendo anche un, questa è una notizia in anteprima, un centro diagnostico particolare, cosa che non c'è mai stata qui a Lampedusa, per dare la possibilità ai lampedusani di non dover partire per fare magari, che ne so, una TAC piuttosto che qualche altro tipo di esame. Queste sono cose positive, naturalmente. Nel frattempo speriamo che i flussi migratori si fermino o si ridimensionino, perché francamente c'è l'estate che incombe e non vorrei che potessero esserci problemi. Ovviamente, insomma, anche a Lampedusa è iniziato il bel tempo, ci sono le belle giornate, arrivano i primi turisti, le spiagge cominciano a vedere i primi abitanti lì sulle spiagge per i primi bagni, quindi ci auguriamo che anche questo inizio stagione sia per tutti gli imprenditori e per tutti gli isolani un buon inizio stagione, perché insomma si prevede una stagione molto impegnativa e soprattutto con tante prenotazioni, perché ho sentito alcuni imprenditori e per fortuna c'è tanto movimento a riguardo. Io ringrazio i miei due cari amici che sono sempre preziosi per la nostra mattina live in collegamento e in diretta, Domenico Vecchio, giornalista, direttore di agrigentooggi.it. Ciao Domenico, alla prossima. Grazie a te, grazie a voi. Ed Elio Desiderio, in collegamento da Lampedusa, giornalista che insomma da oltre 30 anni racconta l'isola e le sue sfaccettature. Grazie Elio, buona giornata. Grazie a voi, una buona giornata a tutti.